Benvenuti a Questioni Bestiali, la rubrica dedicata ai diritti degli animali per conoscere le leggi che tutelano i nostri pet e poter migliorare la convivenza tra uomo e animale. Anche i cavalli hanno un'anagrafe. Di solito si sente parlare di anagrafe canina, obbligatoria per legge, o di quella felina, non vincolante ma comoda per identificare il nostro micio. Bene, anche i cavalli hanno un'anagrafe. Ogni equino, infatti, viene registrato sin dalla nascita con l'inserimento di un microchip, un metodo veloce e indolore per l'animale. Il cavallo è inoltre dotato di un documento identificativo, un vero e proprio libretto, nel quale viene inserito un numero che corrisponde ad un determinato proprietario. In caso di vendita, donazione o morte dell'animale, risulta necessario comunicare l'aggiornamento all'anagrafe. Ma cosa serve tutto questo? Principalmente per regolarizzare e monitorare la vita dell'equide ed evitare che lo stesso sia destinato a pratiche illegali. Si pensi purtroppo alla macellazione clandestina o addirittura alle corse non autorizzate, pericolose per i poveri animali e addirittura per le persone. Forse, applicando rigidamente le regole sull'anagrafe equina e facendo controlli a tappeto, si può combattere questo triste fenomeno e fare in modo di tutelare molto di più questo fantastico animale che ha dato un grande contributo all'evoluzione umana. Noi ci risentiamo la prossima puntata per parlare di un'altra questione bestiale. Ciao dalla vostra Claudia. Questioni bestiali.